Introduchiamoci all'autismo, vuol dire proprio questo, cercare di trovare una connessione, no, fra le istituzioni e le associazioni, il terzo settore, per trasferire quelle conoscenze, insomma, che ci permettono di comprendere meglio di come gestire il mondo dell'autismo. Ecco che qui, quando c'è un'alleanza fra appunto questi due mondi, si può dare la possibilità alle persone con disturbo dello spettro autistico di poter includersi all'interno appunto della comunità. Nella nostra città tanto lavoro è stato fatto negli ultimi 5 anni su questo aspetto, aiutando non soltanto le persone, ma soprattutto le famiglie. Sì, le famiglie sono quelle che hanno bisogno di più sostegno, specialmente nella prima fase, nella fase della consapevolezza, della diagnosi. Quindi noi stiamo cercando appunto di attuare delle politiche che vanno nella direzione di dare sostegno alle famiglie e sostegno concreto ovviamente a tutte le persone con disturbo dello spettro autistico all'interno delle agenzie educative che diciamo sono quelle che formano i ragazzi e soprattutto nel mondo della scuola. Allora, il modello l'abbiamo definito, abbiamo chiamato Educa Autistichiamoci, come dicevo prima, una sorta di sciolilingua, ma l'obiettivo è quello di formare il contesto. Il modello si organizza formando, lavorando sia con il bambino e sia con la famiglia e sia con la scuola, contemporaneamente nelle sedi diverse, cioè si lavora sia all'interno del centro, sia a casa del bambino e sia a scuola. E la cosa importante è che è il servizio pubblico che dà questo tipo di formazione, quindi ci siamo organizzati perché gli operatori della neuropsichiatria infantile di Bari, non tutti, ma una parte dei nostri operatori, si è formata e lavora per dare questo tipo di servizio.